Guarda, c'è la linea, diciamo, la musica melodica in generale ha sempre, come dire, in tutti gli anni è riuscita a resistere. L'hip hop è un'innovazione, che, come dire, una musica innovativa che porta una ventata di entusiasmo diversa. Quasi si distingue. Io ho un esempio che ti faccio. Io, per esempio, molto spesso partecipo ai festival di danza come giuria. Ci sono i vari tipi di danza, dalla classica al modern jazz e roba del genere. E poi c'è l'hip hop. L'hip hop suscita sempre un entusiasmo e quasi un. Delle scene appunto di isterismo collettivo, quasi un'ambientazione diversa, è come se avesse una marcia in più. Questa è l'impressione che ho io. Sai E qual è il segreto appunto di questo tipo sì, di te lo dico, musica? la marcia in più dell'hip hop che vale sia per la pittura che per la danza che per la musica, secondo me è l'istintività, perché comunque è come quando c'è un pittore naif, cioè la sua forza spesso è il colore, perché comunque è una cosa che ti colpisce immediatamente e non puoi sottrarti dall'esprimere un giudizio. E ti divide proprio in due, cioè di solito l'hip hop appena viene visto, il 50% della popolazione lo ama con follia e come dici te, scene di isterismo, come quando io ho cominciato ad ascoltare la prima volta l'hip hop, oppure lo detesta immediatamente perché non lo apprezza, non lo capisce, lo vede una cosa in fondo solo parlata, dove non c'è melodia, oppure con dei passi così, senza anni di studio magari di danza classica. E invece proprio in quell'istintività che nasce dal basso c'è il segreto dell'hip hop, che ne parliamo ogni volta come se fosse una cosa che è uscita ieri, in realtà ormai è una cultura che ha 30 anni, Certo, però ha sempre questa radicatissima. forza un po' rigenerativa, anche se nel tempo anche l'hip hop si sta imbastardendo, perché non scordiamoci che il genere più commerciale in questi ultimi anni è più alternativo che esista allo stesso momento, cioè gruppi impegnati politicamente che parlano duro e gruppi invece proprio totalmente mainstream con i soliti donnine e collanoni d'oro nei video. Io ho sempre cercato una terza via che fosse una via comunque italiana, dove legassi l'hip hop a quella che è la cultura e la società del mio paese, e questa cosa italiana sta diventando a mano europea, perché logicamente c'è grande feeling appunto tra europei, sia a livello culturale che musicale. A parte l'istintività, potrebbe essere che magari c'è anche un impatto scenografico e coreografico sicuramente molto più importante rispetto agli altri generi musicali. Più No, c'è, però vedi, comunque l'impianto coinvolgente, insomma, coreografico. ecco, proprio Sì. scenograficamente. No, a livello coreografico, comunque l'impianto coreografico lo costruisci nel tempo. Se vedi l'hip hop, anche se te vedi un solo breaker che si butta per terra girando sulla testa o sulla schiena, anche uno da solo ha questo impatto così subito, anche sui ragazzi e le ragazze, soprattutto di immediata emulazione, cioè dici no, che figo, lo voglio fare pure io, comunque è una cosa diversa. E poi ci sono anche delle ottime coreografie, anche nei video se ne vedono molte, ma già quello è un passaggio un po' più pensato. Però invece proprio in questa impulsività, anche per esempio nel fare freestyle, in questa impulsività nel gettare rime una sull'altra, a volte anche con astio, contro qualcosa o contro qualcuno, ecco, proprio in questo modo di trasformare l'energia negativa, quindi anche un'incazzatura così, comunque in energia positiva, che è il segreto dell'hip hop dei tempi di Africa Bambaataa, che è uno dei patrini che ha convogliato tutta la negatività che girava nel ghetto per colpa dell'eroina, invece in energia positiva, convogliando i giovani su un modo per esprimere quello che avevano dentro. Un modo era sicuramente la musica, la danza, la pittura, quindi comunque l'arte. Guarda, io ritornando alla nostra puntata della scorsa settimana, abbiamo fatto un collegamento, abbiamo parlato dell'hip hop al festival. Tra l'altro, l'anno nel 2004 sei stato l'unico cantante hip hop, appunto, rappresentante di questo Sì, genere musicale, mentre quest'anno questo. non c'era nessuno, a parte il fatto che io avevo detto anche al telefono, ma lo ribadisco che comunque il pezzo di Simone Cristicchi che ha vinto ha un modo di concepire le strofe che è molto vicino al rap, ma non è l'unico, anche Silvestri è uno che questo pezzo Ma lo no, ma stesso Fabrizio gli Moro poi alla altri fine. hanno lo stesso modo. Sì, comunque è una cosa che ormai il rap c'è in maniera inossidabile, anche in artisti che non fanno parte della cultura hip hop, nel senso che non sposano tutto quanto, cioè dal ballo ai graffiti al modo di vestire, ma comunque inevitabilmente lascia un segno, proprio perché avendo 30 anni, sono tanti ormai artisti Certo. che sono nati proprio con questo suono in automatico, in default, nel jukebox. Comunque, tra i tanti collegamenti della scorsa settimana, oltre al tuo, ci sono stati collegamenti con personaggi, insomma, che hanno cantato nei vari anni, hanno scritto pagine diverse del festival. E qualcuno ha detto che ha fatto una critica, insomma, un po' negativa sul tipo di canzoni che hanno vinto.
oppure le canzoni insomma cantate per la maggiore, no, parlavano del fatto che effettivamente sono canzoni belle, però che non sono non è Sanremo, ma qualcuno ha detto proprio così. Come sposi appunto questo tipo di, come puoi in qualche modo giustificare questo tipo di affermazioni col fatto che invece poi alla fine una musica molto vicina all'hip hop abbia vinto il festival? Sì, beh no, vabbè, vicino all'hip hop è un po' troppo, nel senso che l'hip hop è una cultura che abbraccia tante cose, diciamo vicino al rap, che diciamo sì, dell'hip hop è la parte, è proprio la cifra stilistica musicale. No, io dico che loro stessi, facendo questa affermazione, hanno fatto sì che queste canzoni a pieno diritto rappresentassero Sanremo a tutto tondo, perché una caratteristica di Sanremo è creare dibattito e polemica nel commentare le canzoni, no? Tra chi è a favore e chi è contro, per cui vuol dire che queste canzoni, come tutte le altre, possono comunque dividere e far parlare il pubblico, in quanto tale a pieno titolo rientrano nel festival di Sanremo, questo ironizzando e facendo una battuta, ma in realtà comunque per me è musica, per cui ognuno la fa come vuole, c'è una sola differenza, bella musica e brutta musica. Bene, io so che tra l'altro sei di corsa e abbiamo cercato di fare questo collegamento nel miglior modo possibile, insomma, siamo riusciti in qualche modo a ovviare la defezione, diciamo, fisica appunto. Alla fine ci siamo riusciti. Io vorrei aggiungere solo una cosa prima di salutare, sì, che è un po' un patto morale che sto facendo con tutte le persone che ogni volta che parlo magari mi ascoltano e che o mi guardano, e li ringrazio insomma per tutto questo tempo e questa attenzione, e il patto è questo. Allora, praticamente quando uno va in un negozio, di solito anche, non so, di scarpe oppure un alimentari, prova la scarpa oppure il salumiere ti fa assaggiare il prosciuttino. Quindi quello che io consiglio è questo: usate magari anche Mule, scaricate le canzoni, testatele, ma se quell'artista e quelle canzoni vi piacciono, abbiate la sincerità con voi stessi e anche il giusto rispetto nell'acquistare il CD di quell'artista, perché voi permettete a quell'artista di poter esistere, vivere, essere un libero pensatore, e per di più, se vi piace, è anche una persona che probabilmente comunicherà a voi delle emozioni e lo potrà fare nel tempo, quindi si stabilisce un rapporto che va al di là insomma dei singoli 3 minuti di canzone. Come dire, provate prima le canzoni e poi acquistatele. Però a quel punto abbiate appunto il giusto rispetto poi di acquistare una canzone se vi sta dando delle emozioni, perché come uno compra la pizza margherita, perché sempre la pizza margherita è buona, anche una canzone. Nella vita delle persone la musica, almeno per me, è un elemento fondamentale, imprescindibile. Sì, comunque, cioè no, perché un piccolo problema tecnico, ritorno in cuffia, ecco, come no, diciamo che io comunque ti ringrazio, perché tra l'altro è sempre molto, è sempre un dispiacere, insomma, concedarci da te, perché effettivamente poi intavoliamo sempre delle discussioni radiofoniche sempre di grande impatto e di grande spessore. Comunque tra le varie canzoni appunto ricordavo appunto Multiculti, che è appunto il titolo dell'album. Assolutamente sì. Una cosa importante, questo qui nasce da